є, це є капеланська волонтерська нагорода. Questa è il ringraziamento da parte di tutti i cappellani. Lo possono donare soltanto i cappellani militari. Ritorni medaglia. Bravi! Noi siamo partiti venerdì 25 alle 10 di mattina dal coordinamento delle Misericordie Irpinia, che è sito in Atripalda, dove diciamo là abbiamo raccolto un po' tutto il materiale che arrivava dalla regione Campania, da tutte le Misericordie e pure da altre associazioni che ci hanno fatto recapitare un po' di, diciamo, di farmaci soprattutto tramite il CSV. Perché questa raccolta è stata sensibilizzata sì dalle Misericordie, ma con il supporto pure del CSV Irpinia Sannio. Quindi abbiamo caricato giovedì questi tre automezzi e lunedì mattina siamo partiti per l'Ucraina. Noi siamo stati in contatto siamo in contatto tuttora con l'associazione Ucraini in Irpinia, dove è una nostra associata del CSV Irpinia Sannio, e quindi diciamo che dall'inizio, appena insomma i primi giorni che è cominciata questa guerra, ci siamo subito sentiti in dovere insomma di darle una mano in qualità di nostra associata, e quindi abbiamo cominciato subito questa raccolta che, devo dire la verità, dobbiamo veramente ringraziare tutta la regione Campania, non solo la provincia di Avellino e Benevento, ma tutta la regione Campania per tutto il materiale che hanno fatto arrivare insomma nel centro di raccolta del coordinamento delle Misericordie della provincia di Avellino. E quindi noi siamo partiti venerdì mattina alle 10 direzione Ucraina. Siamo partiti venerdì mattina alle 10 con due furgoni grandi carichi di farmaci, un pulmino 9 posti carico di farmaci e un'ambulanza pure carica di farmaci, e questa ambulanza è stata portata in Ucraina per restare lì. Li abbiamo data a questa delegazione di questa associazione, e la Misericordia di Prata l'ha donata a questa associazione. Questa associazione è stata affidata, quando siamo arrivati là, è stata affidata ad un cappellano militare, e oggi questa ambulanza è di supporto all'ospedale militare di Kiev. Quindi siamo partiti, diciamo che il viaggio è stato molto faticoso, molto, perché alla fine comunque sono 2000 chilometri. Per arrivarci abbiamo fatto 2000 km all'andata e 2000 km al ritorno. È stato molto faticoso, però noi siamo arrivati lì il sabato pomeriggio. Siamo arrivati il sabato pomeriggio verso le 18:30, siamo arrivati al varco, abbiamo superato il confine della Polonia e siamo entrati in Ucraina. E lì abbiamo trovato questa delegazione, insomma, con tante persone che ci aspettavano, soprattutto per aiutarci a scaricare, perché comunque il viaggio è stato faticoso, i furgoni erano pieni, e quindi ci hanno aiutato a scaricare questi furgoni. E poi, diciamo, dal confine questi furgoni sono stati mandati presso l'ospedale di Kiev e presso altri paesi, insomma, che oggi si trovano in guerra. E niente, ti dico la verità, è stato un viaggio molto 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 faticoso, molto faticoso. Anzi, ci tengo a ringraziare soprattutto i volontari che mi hanno accompagnato in questa avventura, chiamiamola così, missione, non lo so come la vogliamo definire, però ti dico la verità, siamo tornati. La stanchezza, diciamo, che è passata in secondo piano, perché è stato un viaggio molto toccante, molto emozionante, per quello che abbiamo visto, per quello che ci è stato raccontato, veramente molto toccante, molto molto toccante. Siamo ritornati con la consapevolezza che dobbiamo ritornare, infatti adesso stiamo cercando di raccogliere altro materiale, soprattutto farmaci, perché là ci chiedono continuamente farmaci,
e quindi adesso vogliamo organizzare qualcosa con il coordinamento delle misericordie, il CSV. Stiamo cercando di fare un'altra raccolta di farmaci e materiale, insomma, che là oggi purtroppo serve. E poi comunque dobbiamo dire, cosa molto fondamentale, che alla fine questo viaggio, questa missione, questa spedizione, non lo so come chiamarla, la dobbiamo comunque, perché c'è stata una grossa solidarietà, soprattutto da altri enti di terzo settore, come le cooperative sociali della provincia di Avellino e Benevento e un'azienda di Avellino, perché abbiamo avuto la My Rent Service, che si occupa di autonoleggio, che ha messo a disposizione a titolo gratuito gli automezzi per portare questi farmaci in Ucraina. E poi devo ringraziare le cooperative, tra cui la cooperativa Girella, il Consorzio Percorsi, la cooperativa Socrate di Benevento, la cooperativa Il Sorriso, la cooperativa Intra. Loro ci hanno aiutato economicamente, cioè loro hanno offerto tutte le spese, cioè hanno provveduto a tutte le spese per affrontare questo viaggio, perché come dicevo prima è stato molto lungo, faticoso, e loro si sono occupati di tutto,